Ciao a tutti, sono Gabriele Milella, uno studente magistrale presso l'Università di Bari, corso di fisica, e sono attualmente uno stagista al CERN. Hi, my name is Jeremy Merlin. I'm a postdoc physicist at INF in Bari, and I'm in charge of the development and the production of a new generation of particle detectors for CMS. Ciao, sono Federica Simone e sono una studentessa di dottorato all'Università degli Studi di Bari. Sono qui al CERN con un contratto con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e mi occupo dei test sui rivelatori GE11 per l'esperimento CMS. In questa box di rame è installata una sorgente di raggi X con cui misuriamo la risposta del rivelatore GE11. Il rivelatore amplifica la carica generata dall'interazione tra i raggi X e il gas, e quello che facciamo qui è misurare l'amplificazione del rivelatore e l'uniformità sulla superficie di tutto il rivelatore. In questa postazione applichiamo l'alta tensione al rivelatore GE11 e controlliamo che sia stabile su un arco temporale di molte ore. Questo è un piccolo esperimento dentro il laboratorio. Questa specie di impalcatura viene riempita con fino a 15 rivelatori GE11. Misuriamo il passaggio dei muoni cosmici attraverso le camere e in questa maniera abbiamo una stima della loro efficienza di rivelazione. Questa misura è importante ed è fatta subito prima di installare i rivelatori all'interno dell'esperimento CMS. Qui testiamo la connettività dell'elettronica di lettura dei rivelatori GE11. Diversi chip e schede compongono l'elettronica di lettura, che serve sostanzialmente a convertire e a trasmettere i segnali dal rivelatore al sistema di acquisizione. We are now in a very special room that provides a controlled environment and ultra pure air quality that are necessary to assemble GEM detectors. The whole assembly process from start to finish takes about 3 hours in this clean room and requires the presence of at least 2 expert physicists and technicians. On this test bench, we are testing the new generation of GEM detectors for CMS. In particular, we want to qualify the electronics and the performance of the detectors to make sure that they are compatible with the requirement of the experiment. For example, here we are measuring the characteristics of a new electronics design, and we want to make sure that this is compatible with the rest of the system. When all is approved, we will combine all these new elements into the final detectors.